Mazzola, questa Inter è proprio... Ma non... Non c'è limite al peggio. No, alla fine l'ha giocata abbastanza alla pari, cioè la Juve ha fatto qualcosina in più, però non era una Juve, secondo me era una Juve già con la testa un po' alla Champions, con i giocatori anche loro rientrati, i nostri rientrati. Cioè, vedo che fa fatica ad avere un gioco, a esprimere un gioco. Alla fine, le cose sono venute fuori perché Okasan o Palacio hanno inventato qualcosa, ma il centrocampo non si è capito come era messo. Scusate, Resta poco spazio per... liberiamo pure Bersan da San Siro. Resta poco spazio per aggiustarla la stagione, perché il campionato sostanzialmente, io non lo so, mi pare andato. Se vogliamo pensare che l'Inter corre ancora per il terzo posto, possiamo, perché la matematica... Ridate un istante la classifica. Ma l'Inter lo Cioè... deve pensare. Ho capito, ma allora il Se non Napoli ce può la farà. pensare... Sandro, allora il Napoli può pensare allo scudetto. Se il Milan vince stasera. Perché tra il Milan e l'Inter, vabbè, l'Inter deve recuperare una Il partita, Milan deve sì. anche giocarne una ancora. Quindi sono a pari Sempre sette. partite, Esatto, a sono 7 sempre punti, non lo so. sette. Però ti devi porre un obiettivo, a mio modo di vedere. Altrimenti già mi è sembrata stasera in alcuni momenti una squadra dove ognuno pensava per i cavoli suoi. Non so se la L'obiettivo può essere, stanchezza dei non viaggi o voglio, meno. no, non è ironico il mio, c'è la Coppa Italia, comunque un trofeo. Beh, L'Inter certo. è in semifinale, Che dà il posto anche in che dà Europa. un posto in Europa League. La partita di andata, nonostante tutto, l'ha aggiustata perché perse 2-1. Con l'1-0 a San Siro si gioca tra poche settimane. Può andare in finale, non lo so. È quello un traguardo a cui può guardare la squadra? Beh. Ci può essere interesse, ci può essere... No, È poco, ma è meglio di niente. ci deve essere interesse. Però secondo me ugualmente adesso mettere in primis quello, ma cercare di tenere anche il campionato, perché visti anche i risultati di oggi, vediamo un momentino cosa succede stasera e cercare di, secondo me soprattutto, mettere in campo una squadra che cominci a avere delle idee di gioco, cosa che io ho visto poche volte purtroppo.